Buongiorno, buongiorno. Ci siamo, oggi è sabato e un occhio pecorizzato al massimo, ma bisogna alzarci. Oh, non è lui. Certo che è lui. Schiso, mamma mia. Stamattina schisa proprio alla grande, senti. Dopo un buono schiso, l'occhio è depecorizzato. Vedete quanto bellino così? Oh, adesso si vede bene. Ora si può. Una grandissima giornata. No. Vabbè. Sta pieno anche stamattina. Cioè, è pieno di figa. Guardate. Mamma mia, ragazzi, che non poteva abitare su un posto più bello, perché è sempre pieno, sempre. Guarda che lavoro, sempre pieno di figa. Mamma mia, al top. A parte le cavolate, ogni volta che passo davanti il mio frigo mi viene un po' di nostalgia, perché io ero abituato a viaggiare moltissimo e adesso invece guardo solo le calamite, come un po' tutti noi. Ma voi, qual è il primo viaggio che vorreste fare appena si riapre tutto quanto? Scrivetemi in DM, perché io sono curioso. A me piace viaggiare, a me piace vedere, andare. Quindi scrivetemi. Mannaggia, incroci strada. Arieppolo. Ma buongiorno. Riposare ancora un po'. Sta pieno, io me la sento. No, non ce la faccio. Così è un'esagerazione. Via. Mi sono salvato. Tira, Bodytech, come ogni sabato. Attacca al macchinario, dai Simone. Sei pronto? Sì, piano, Mandali piano. Per info contattate Simone o la Flexor Lab. No, vabbè. Sta pieno? Sta pieno pieno? Certo, per la coccodrillo car sempre il massimo. Qui va bene per frigge? La qualità direi che è È sprecato. sprecato? Sì. Va bene. Ok, ora siamo al massimo. Al top siamo. Sta pieno anche l'olio? Sì, tutto a posto. A Sta camminare. pieno, sta pieno. Buongiorno! Buongiorno un cazzo! Ma perché? Danno a fanculo! Oh, che bello, Mi mancava proprio lo sprint ideale, lo sprint che tutti vogliono è il vaffanculo del nonno. E via! E via, e vai! I calzoni? Che è che ne altrove? Ma la... Oh, ma ce n'è due intorno vis-à-vis! Sul vis-à-vis, ragazzi, vis-à-vis è Allora l'armadio. è quella che Questa è cerco che nulla trovo. Sta sopra i pantaloni, così. Ma che è che ne altrove? La cinta. Ma vaffanculo! Un'altra volta! Non ne smette di rompermi i coglioni! Ma perché metti la cinta tu con sta trippa? Fammi capire. No, io si sto qui i calzoni, questo è scialo! Domani avrà messo i pantaloni normali, no? Domani è domenica, te la vesti bene. Allora, domani io prevedo un outfit molto bello. Un outfit. Domani ti faccio mettere, allora, un cappotto Chevron, hai capito? Con sotto una giacca, la mi fa discorrere. Con la giacca, con la un petto e mezzo. marchigiana. Domani mettiamo un petto e mezzo. Va bene? Come? Un petto e mezzo. Mezzo con la camicia a collo Sì, sette alla e mezzo ci francese. sono raccatti, Collo alla lento francese. Pantaloni con la culisse di e col tirapancia. coglione. Sì. Mamma, col tirapancia di qui. Col pulisce. Col sottopancia. Ma guarda quanto è contento quando fa i dispetti, No, no, quando tu mi fai dispetto. Cioè, ragazzi, qua è tutto così, capito? Cioè, lui è un matto. Che schifo, mi ha sbavato tutto. Oggi il sole non sta. Boh.
Molte troviamo. Eccolo. Guarda come salta. Oh no, che è? Un cane? Il gioco del 2021 è questo, il nuovo gioco per l'estate. Ruba tovaglia. Numero 7, so io il numero 7, eccolo, l'ho preso io, so io. Perdati, testa di cazzo! Merda tua! Ma perché? Ma che perché? Testa di cazzo! Ah! Ma perché? Ma che perché? È ruba tovaglia, è bellissimo. È rubato tovaglia! Vattene! La tovaglia è bello, no? Da retta, madonna santa, perché tu capito? Prendi la tovaglia... Fermati! E lui è a protezione della tovaglia. Faustino il protettore della tovaglia, perché tu lo puoi prendere... Ma anche... tu la tovaglia la lascia fare! Cacciatore, vai! Destro! Vai! Vai! Ta! Vai! Vai! Come l'ha portato via? Hai visto? Che è lui? Un cane? È il cane figlio della mignotta. Poro cocco. Come poro cocco, è cugino. Ma tu quando giocavi eri destro o sinistro? Io? Destro. Facevo anche a sinistra. È un destro sinistro antipasto misto. Destro sinistro antipasto misto. Destro sinistro antipasto misto Poccina. Il finale. Apro. Che fa? Fammi buttare giù la bottiglia. Fammela di per te. Che Steffa, ti trema il braccio. Che te trema? Ma come che te do un turno? Che te trema? Che te trema? Parte con io. Risottino e funghi porcini. O no? Fa il porcino. Fa il porcino. Fa il porcino. E io non so voi. Come fa? Come fa? Fa il porcino. Fa il porcino meglio. E vaffanculo, fammi mangiare. Lui invece mangia il risotto con i fegatelli, incredibile. Sempre 50 grammi, ragazzi, non più, perché più dopo sono troppi. 50 grammi di risotto. È troppo, ragazzi. Vediamo se riuscirà a finirlo. Ma tutti questi fegatini rifegatati con doppio riso, risato con sugo sugorum, che dieta è? Che dieta è? È quella che mi fa i cazzo mio. E dopo? E dopo la già fanculo. No. Sì. Attività molto importante è il taglio del cartone, vero? Dove mio nonno dedica molto tempo al taglio del cartone, perché comunque è sempre, è fondamentale tagliare tutto sto cartone così, vero? È vero o no? Sì, ma è stata sciarpata di coglioni. Cioè, voi dovete tagliare... Porca madonna! Comincia? No, stavo solo facendo vedere, questo è un docu reality, facendo vedere come si taglia il cartone. Comunque il cartone è importante, guardate quanto cartone ha tagliato. Certo, tutti questi scatoloni, se non ne fai così, ci vuole un camion per portarli. Quando facciamo l'unboxing lui fa il taglio del cartone. Grandissimo traguardo raggiunto, un traguardo che rincorrevo da un anno e mezzo. Non posso spoilerare nulla, fate swipe up e andate a commentare il mio ultimo post. Grazie. Giustamente in tanti mi state chiedendo che cosa è questo premio e cosa rappresenta. Intanto l'ho rubato da Mariano, l'ho rubato io, sempre meritatamente. Il premio si chiama GQ, sarebbe l'iniziale di gambe quadre, gambe grosse. E allora pensavo di meritarmi questo premio perché gambe quadre, vedete? Sono quadrate. Quindi il premio è super meritato e si addice anche alla mia fisionomia gambistica. Ti sono scappati i cani? Ma com'è possibile? No! Ma dove hanno? Ma dove? Ma che stai a guardare? Che stai a guardare? Passati! Ma verso dove sono andati? Ma dove sono andati? Ci mancavano i cani. Dove sono andati? Che ardimmelo un'altra volta.
Ma com'è le acchiappate al volo? Eh? Li potevi prendere tipo cza. Per me quando sto qui ci voglio. Onda si via. Si è fatto scappare. Non guardo più. Ma ti sei Ma che cazzo, non chiudete mai, chiudete. Sempre le porte aperte. Ti sei fatto scappare i cani così, tu te devi lanciare, devi prendere sì, tanti. Via il cazzo, vada via. Sono sceso le scale, un curso più di me. Te li era aperto, era tutto aperto. Io starò di qui. Quello il cancello mi pareva che era chiuso. È possibile che stavo di qui e l'ho visto che era aperto? Questo è un problema, adesso tocca chiamare le forze dell'ordine. Sì, chiama il cazzo, si innervengono e non piacere, che almeno... No, vabbè, NDS, questa è colpa tua, però. Stavolta è colpa tua, adesso ci penso io. Ci penso io. Mi dai 500 euro dopo e ho a posto. Te ne do 2000. Eccoli, lascia aperto? Hai scappato? Vedi? Ti sei fatto scappare i cani, fortuna noi. Da me tanto non ci può cercarli. Anche questo caso è stato risolto. Ando contro i cani. Chi è stato, no? Chi è? È lì che è una carogna. Eccolo. Mariano, lo vuoi? Dai, vieni a prendere. Il tuo premio ormai è il mio e sul busterillo ci vado solo io, non ti preoccupare. Guarda quanto è bello. Ciao spesa, scarica. Dormimo? Mannaggia. Se dormiva sul letto, dai, che ci porti. Dai, no. No, no, levati, là. Ma ne stai a dormire? Ah, sì. Oh. Ma. Coccodrilli, domani organizzerò una super sorpresa per la mia famiglia. Grazie a una collaborazione, quindi sarà veramente bello. Vediamo chi indovina cosa. Guardate quanto è figa questa felpa. La trovate solo nel mio store. E riceverete anche la cartolina autografata da me e nonno Faustino. Fate swipe, chiaramente la ricevete pulita, non sporca come la mia. Ragazzi, io so così, cioè mi sono sorcato, mi sono sporcato e non ce l'ho un'altra, ho dovuto fare la storia così. Però è così, no? È il bello della diretta, è il bello di essere veri. Eccoli intanto, eccoli. Ho portati, Spettacolare. Che c'è lì in fondo che stai guardando? Chi lo sa, un po' vediamo un po'. Eccolo, parterre de roi. Questa non è una chiesa? Non si può vedere. Questa è una chiesa. Allora, fa più vicini. Via, datevi un bacino. Oh, bacio, bacio, dai. Dai un bacetto. Ma là. Dai, dai. Fallo un bacino, dai. Dai, sposta le ginocchia, no? Ginocchio. Ma qui? Dai, sposta le ginocchia, sai dove. Più indietro, più avanti, dietro. Più indietro, no? Fa la cosa, ride o no? Ride, no? Ride. Oh! Guarda quanto è bello. Quanto sei imbecille. Quella ragazza. Falla bene. Oh. Fa per bene o no? Santo, E voglio di farla o no? Sto a calcolare l'idrometria. Non è fa patate diverse, quello. L'idrometria sto a calcolare. Aspetta. Girate, nonna Marie. Più di... Sposta la spalla. Più avanti, sì. Più indietro. Oh, adesso sguardo là. Vai o no? Posizione, tu scrolli la scarta e lei fa così con la testa, vai. Fai così con la testa. Vai, tu scrolla o no? Scrolla. Cosa fa? È da scrollare. Cosa fa? È da scrollare la sta... Meglio. No, ma perché? Ma perché? Ma fede di smettere, io vuol dire, smettere che quello sta a spiegare, smettere, cretino. E perché non ci stanno i gatti a Sisi? Sì, stanno i gatti a Sisi. Mao, smettere, che vergogna, smettere, mao, via. Arriva lo... Ma che scoreggia! Che i veri valori, ragazzi, sono questi, guardate. Nonna Marie? Sempre al tuo fianco e al vostro fianco. Finire tu, come faceva Benizio.
Padre Pio, bello posto proprio. Oggi abbiamo fatto tutto il giro dei santi. Guarda le corone che gli hanno messo. Tutto il giro abbiamo fatto. Ehi, manco il vedo. Te trema anche il braccio. Che oh, ma scendila di qui. Te trema anche il braccio. Fermo di vedere un po'. È come ieri? A fammi messa in mia. Ah! Dio! Eccoci qua, fate swipe up per andare a vedere le storie di ieri, di venerdì, su YouTube. Nel frattempo ci stiamo preparando per la ricetta della torta al testo, ma intanto fate swipe. Lì stiamo assaporando la fantastica torta al testo, guardate che roba. Sta fermo, Dio! Lascialo via. Ma ce ne metto troppa. Ma lascialo via. I famosi 50 grammi. Guardate quanto sta a magna. Guardate. Ma porti cazzo tu. Guarda che lavoro, guarda. È buona sta torta? Questa, ragazzi, è la torta al testo Umbrisch. Mangiamo. Io ho preso una parte. Sì, certo, una parte per volta. Tu sta zitto. Tu la smetti di mangiare, Faustino, sennò... Ma perché pensate per voi altri? Ma tu bevi un goccio d'acqua che ti fa bene. Ma levi di coglione che c'è il vino e mi è mischiato. Levete che c'è il vino. C'è il tiro, c'è un goccio di vino, c'è il tiro. No, le minacce no però, eh. A sti livelli poi sono gravi, eh. Chiaro? Tu bevi un goccio d'acqua e via. Ma leva sta salsiccia. Mannaggia la mazza. Oh! Leva a mettere! Ma è mai... Ma, che c'entrava? Che c'entrava? Ma tu mangi il c***o? Ma tu mi rompi i coglioni, sono arrivato a 90 anni, 92, che cazzo vuoi? Sai che sono campato bene? Sì, ma questa non c'entrava niente, te lo dico. Pasto cane, è uno che sta a fare? Che fa? Guarda, va là, ma... vai a toccare le palline, vai a toccare le palline. Ma va a fanculo tu e lui. Guarda, 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 guarda. Stiamo guardando la palla a volo e lui guarda i culi. Ma comunque anch'io, dai. Quadrilli, buonanotte, a domani. Oggi è una giornata super, mi avete scritto in tantissimi, mi ha fatto morire da ridere. Per me è un piacere, veramente. E ci vediamo domani. Domani è una super giornata, non spoilerò nulla. Ma ci divertiremo ancora insieme. Buonanotte. Tanto qua c'è amici che però veramente per noi dovevamo stare con la mamma e vedere. Come detto all'inizio, ci sono sicuramente degli. Ma non si può cambiare? Noi, non va bene, notte. Voglio bene, vorrei abbracciare uno ad uno. Ma non è possibile, ma prima o poi ce la farò. Buonanotte a tutti. Tutto lo pensavo, meno che il sabato sta sul divano con la mia mamma, guarda amici, cioè. Ditemi voi, l'avreste mai pensato una cosa del genere? Cioè io no, cioè proprio zero. Per come sono, per come mi piace vivere il weekend. Speriamo che ci siano più pochi sabato così e un po' più di divertimento. Anche perché sarebbe bello divertirsi tutti insieme con una cosa che ci accomuna. Sta pieno, ricordatevi, sta pieno, raga, perché bombarderemo quest'estate alla grande.